Un romanzo ambientato nel Medioevo che può dire molto del mondo di oggi, soprattutto dell'economia. L'uomo dei sogni racconta la vera storia di un giovane figlio di un artigiano divenuto banchiere del re di Francia. Labor TV ha incontrato l'autore Jean-Christophe Ruffin, membro dell'Académie Française, diplomatico, medico, fondatore dell'associazione umanitaria Medici Senza Frontiere, che con questo libro ha vinto il prestigioso premio Goncourt. Ecco, senta, cosa troverà il lettore in questo romanzo? Questo romanzo conta la storia di un personaggio che ha vissuto nell'inizio del secolo XV, che si chiama Jacques Coeur, che è un personaggio reale ma che tutti, anche in Francia, hanno dimenticato. Ma quel personaggio prima ha avuto una vita incredibilmente romanesca e ricca, ma anche è un uomo chiave, nel senso che lui ha contribuito a creare il capitalismo moderno, a creare una forma di economia che è la prima mondializzazione, si vuole, perché ha vissuto e nato alla fine della guerra di 100 anni tra Francia e l'Inghilterra, ma è successo che per caso si è ritrovato nell'Oriente, si è ritrovato nel Levante, Damas e quelle città là, dove ha scoperto una civilizzazione molto più avanzata che quella che esisteva in Francia a quella epoca, e lui ha deciso di creare un sistema mondiale di intercambio e è diventato così l'uomo il più ricco, il più poderoso dell'epoca. L'uomo dei sogni, perché questo titolo? È il titolo in italiano, perché in francese è diverso, ma dei sogni perché non è la storia di un businessman, questo non mi interesseria molto, è la storia di un uomo che ha creato, che ha immaginato, che ha sognato un altro mondo, perché lui ha vissuto in un'epoca molto sombra, molto, molto violente, un'epoca che era marcata per la guerra, che era, la Francia era rovinata, tutta l'Europa viveva le conseguenze di questa guerra, e lui ha immaginato, mentre viveva dentro di questa Francia di guerra, ha immaginato che si poteva esistere un'altra relazione con tra gli uomini è una cosa importante anche nel modo religioso, perché anche all'epoca c'era una frattura totale dentro del mondo dell'epoca tra il mondo cristiano e il mondo musulmano, e lui ha creato un ponte tra questi due mondi, è il primo che ha ottenuto l'autorizzazione di commerciare regolarmente con il Levante, con i musulmani, con i maomettani, come si dice. E attraverso di questo lui ha contribuito a creare le basi del Rinascimento. Questa storia può insegnare qualcosa anche oggi? Sì, la vita di quest'uomo, si può leggere il libro come un romanzo, come un romanzo di amori, di avventure e basta. Ma se si guardi un poco al di là, un poco dietro della storia, prima c'è quello che è interessante di capire attraverso di lui, quali sono le contraddizioni del capitalismo dall'inizio, dai primi momenti, perché quest'uomo era un produttore, un commerciante, un banchiere, e di un lato ha portato molto alla società dell'epoca,
molti effetti positivi, ma nello stesso tempo ha creato anche gli eccessi del capitalismo finanziario che noi viviamo oggi. E per cui è interessante di ritornare alla sorgente, all'inizio di questo movimento, per capire come si è creato questa prima mondializzazione, su che basi e perché queste contraddizioni sono dentro del capitalismo dall'inizio mesmo. Jacques Coeur è partito dal nulla e poi è arrivato lontano. Questo che mi ha affascinato in questo personaggio, perché sono nato nella stessa città, vicino alla casa dove è nato lui, e quando si vede 100 metri più lontano il palazzo che lui ha costruito, è una cosa incredibile pensare che ha fatto questo cammino, e questo cammino l'ha fatto attraverso del viaggio, attraverso la scoperta delle altre civilizzazioni. Quindi è possibile o no? Non lo so, ma sì, è possibile, e attraverso i sogni, e non tentando di imitare qualcuno, ma lui non ha imitato nessuno, ha creato il suo proprio modello. E io penso che se c'è un modo di riuscire di creare ricchezza oggi e di fare una carriera di questo tipo, è con l'immaginazione. Quelli che hanno creato le nuove tecnologie dell'informazione, per esempio, hanno avuto una vita molto similare a quello. Hanno inventato un mondo totalmente nuovo, e il movimento che non era di diventare ricco, non era questo il principio. Il principio era sognare, e attraverso il sogno si crea qualcosa, e dopo forse, se la fortuna viene, si diventa ricco. È un uomo di quel tipo. Alcuni mi hanno detto che è il Steve Jobs dell'epoca, ma è vero,